Ucesse, raga. Spero di non essermi dimenticato niente. Passaporto ce l'ho, quindi è la cosa più importante. Ho preso anche l'aggeggino. Sto già morendo di caldo, ma è necessario. Ora cerchiamo un monopattino e andiamo verso la stazione, che tra mezz'ora ci sarebbe il treno per andare all'aeroporto. Inizia adesso il nostro secondo viaggio a Londra. È bellissimo perché non c'è nessuno, nemmeno una macchina. Partiamo. Stazione. Andiamo a vedere il treno. Dov'è? C'è un po' di gente brutta, però vabbè. Ancora il binario non c'è, ma di solito è quello in cima là, quindi guardiamo. Come non detto, binario 1. Mark sta arrivando. Arrivato. Terminal 2. Ora bisogna cercare Mark. Sei arrivato. Me lo ricordavo, mica che devo camminare ancora tutto sto pezzo. Si inizia con i problemi perché Mark pensava di avere il bagaglio a mano, in realtà è da stiva, quindi deve fare il coso. È un casino. Cori, cori! Che poi è un aggeggino, non gliel'hanno fatto passare perché non ha lo speedboard, lo speedy pass. Ai ai! Fatti i controlli, ovviamente. La valigetta che dovevano controllare era la mia, ovvio, ma quello ormai siamo abituati. Ora siamo qui, al duty free. Controllato passaporto, l'unica cosa è che ancora non c'è il gate, quindi non so se andare di là o andare di là. Bisogna aspettare. Aspettiamo. Ok, ci siamo. Non io, che comunque gli ho fatto vedere la cosa del ritorno e non mandava, cioè com'è possibile? Me l'ha già presa l'ansia. Comunque ci siamo! Just about ready to go, flight time. Along with Greg, Lily and Hayley, they're on board to cover but primarily safety. Arrivé, arrivé! E qua c'è un po' di freddino, meno male che ho portato il giaccatto. Ah, finalmente, eh! Ci arrivé! Andrà? Come sapi? Dai! Ah, ok. Ecco! Vabbè, è un po' piccina, piccinetta. Ma è tipo quello dell'altra volta, perché l'hotel abbiamo scelto Marreggina. È Marreggina. Scusate. Abbiamo scelto lo stesso dell'altra volta. Siamo un po' distrutti però, appena arrivati, quindi questo è il mega room tour di questa stanza, però siamo fortunelli perché il check-in era dalle 15, ma in realtà ce l'hanno data già adesso. Guardiamo il bagno, ecco. Ora qui, quando io farò la cacchina o peterò, mi sentirà. Vabbè, ok, l'importante è che ci sia Hair and Body Shampoo, Hair and Body Wash, e quelli ci sono, ok? C'è tutto, carta igienica c'è, sì, dai, qui dentro cosa c'è? Il fono, perfetto, qui cosa c'è? Niente, perfetto, la TV, una sedia impalata e guardiamo la nostra visuale, wow, aglio, wow! Che bellezza! Ah, però si vede la stazione. Perfetto, perfetto. 2 notti starò qua. Ok, raga, siccome l'altra volta non ci siamo andati, adesso per pranzo proveremo ad andare a Camden Town e voglio vedere se è cambiata in questi 10 giorni oppure no. Io sono vestito così, Oh, vediamo. 10 anni, non 10 giorni. Vabbè, sono di fuori, sono stanco. Arrivé, arrivé. Ora, boh, facciamo un giretto, guardiamo un po' questo quartieretto. Che allora, oh, guarda, io che spendo miliardi per queste Chanel. Vai. Cioè,
Stavo dicendo, allora, 10 anni fa non mi era piaciuta, eh. E ora mi ha detto Mark che, oh, carini quei cosi. Cosa sono, secondo te? Bubble Mania? Ah, no. Carino, carino. E vediamo. Dice che è cambiata molto, ma per il momento io vedo sempre le solite cose. Beh, dai, il mercatino ci piace. È un po' etnico, però ci sta. Ma c'è anche uno Starbucks, ormai si è globalizzato questo posto, non è più quello di un tempo. Raga, io sono scioccato. Allora, ci hanno fatto entrare in un negozio con l'inganno e poi il piano di sotto c'erano tutte le borse, tipo quelle fake, no? Ma c'era la Gaia, uguale spiccicata alla mia, l'ho toccata, io ve lo giuro, l'ho toccata. Il materiale sembra quello. Oh, cambia le cuciture e poi la pochettina interna. Però il fuori è uguale. Uguale, raga. Io sono scioccato. Ne compro 5. No, scherzo. Ho visto tante borse, ma da mangiare poco. Tutto messicano. E questo è un sushi. Abbiamo preso un po' di Malaysian noodles con qualcosa di chicken. Iniziamo. Malaysian food apprové, eh? Normale, niente di che, però il pollo buono. Ora prendiamo un qualcosa di Mexican, ma non ho capito cosa, e la pizza con peperone, mamma mia. Poi mi lamenterò se mi cacco addosso. Cioè, meno male che gliene avevo chiesta una, che ne volevo una e basta, me ne ha date due. Vabbè, la proveremo e poi proveremo anche la pizza. Il peperone. Vabbè, due giri giri, c'è qualcosa da vedere. Ma raga, ma che negozio super! E siamo scappati praticamente, adesso siamo nella city dove a regola ci sono i ricconi, ma non è vero, dobbiamo soltanto andare. Oh, giro! Dio, ma sei pazzo, mi ammazzi! Dobbiamo semplicemente andare in un negozio che abbiamo trovato che è qui vicino, perché io in realtà sono venuto qua a Londra soltanto per comprare un calendario dell'avvento. E se non lo trovo, mi ammazzo. Me mato. Niente, raga, ti ha detto direttamente dal sito, però nel sito in Italia non c'è. E qui ho paura poi di pagare la dogana. Poi da Harrods ho controllato, ma è finito, out of stock. Amen. Possiamo tornare a casa. Raga, oggi le sfighe ci perseguitano. Praticamente si era prenotato lo Sky Garden, che è questo qua, con la cena lì. Solo che in realtà la nostra cena è di qua, a questo, di fronte, e non è compreso l'ingresso per il Sky Garden. E lo abbiamo scoperto ora, quindi ora ho mandato Mark a fare la figuretta per dire disdiciamo, perché su internet non si può disdire, praticamente facevano chiamare un numero, abbiamo provato tipo 3 volte, ma c'è sempre la segreteria, e vi farò sapere. Boh, vabbè. Comunque, oh mamma mia, forse è meglio perché le mie vertigini ringraziano. Sarebbe questo qua. Oh raga, alla fine siamo dovuti venire qui perché ci hanno detto, cioè gli hanno detto, vabbè, se non venite 25 sterline a testa e... Amen. Scusa, mi costa meno la Caesar salad. Vengo a mangiare, solo che sono le 6. Dai, però carino, carino, mi piace. Poi carino che c'è tutto il menù in italiano, ma nessuno parla italiano, ma va benissimo. Allora, sono indeciso, data l'ora presto, o la Caesar, però la vuole Mark, o una margherita,
I don't know. Vedremo. Perché la pasta, no. Perché c'ho ancora un po' il burrito che mi è rimasto nel burrone. E vediamo, vediamo. Mark mi ha detto che a qualcuno di voi può interessare questa cosa. Notare quanto costano qui tantissimo i vini italiani. Vedete, 85, 98, 122, 74. Quando in Italia in realtà è un po' molto meno. Insomma, mi toccherà mangiare qualcosa un po', sì. E mangeremo. Oh, non so come si è fatto, però siamo entrati. Ma wow, è bello! Perché non mi hai portato qua prima? Ma c'è anche sopra, e sopra sopra! Ma che belesi! E poi c'è un pipone viola! Dai raga, caretto! Pensate durante il tramonto! Come sarebbe bello, che bello! Solo che durante il giorno invece un caldo ci deve essere in tutti questi vetri. E qua invece è l'altra parte. Ma perché non c'era posto? Scusate, è tutto vuoto. Guarda. Comunque, praticamente tutta la cosa iniziale del si mangia lì ma non è compreso, ma in realtà non era vero, perché poi è arrivato il tizio e ci ha detto: dopo passate da me, vi do il pass per andare di là nel garden. E lo sapete quanto abbiamo speso? 50 sterline, come si dice? Se non ci si andava, insomma, si doveva pagare 50 sterline. Si è pagato 50 sterline. La Caesar, l'acqua, 3 sterline 50. L'Aperol Spritz, che sapeva di Spritz senza Aperol. E la Caesar, 50 sterline e qualcosa. Però si è mangiato. E adesso siamo qua. Anche se con i vetri c'è tutti i riflessi, quindi è un casino per fare le foto, ma ci stiamo ingegnando. Io avrei preso un prosecco rosé brun, ma non si vede, sembra tipo giallo. E poi un birrone. Qui sarebbe molto da tube girl, raga, solo che mi vergogno tantissimo e quindi non lo farò. Raga, doccia fatta. Almeno io. Ora c'è quell'altro in bagno. Questa musica, televisione, qualunque cosa. Oh, che dire, stanchino. Però abbiamo fatto delle cose nuove. Domani chissà, ha messo pioggia. Dovremmo andare a Oxford, non lo so. Ma voi lo scoprirete tra 3, 2, 1. Perché inizia una nuova giornata. Ma il vlog continua. A dopo. Nuovo giorno, nuova meta, raga. Perché vi avevamo detto che, ok, siamo già stati a Londra insieme, siamo stati a Cambridge insieme, quest'anno Oxford, e si è preso il treno e siamo qui. Ora vediamo un po', è che un po' piove, io mi devo ancora riprendere da ieri, però vedete che è un giorno nuovo perché adesso ho il piercing. Anyway, abbiamo preso la Circle Line, cioè la metro gialla, arancione, è colorata di gialla, vabbè, gialla arancione, fino a Paddington, quello lì, e poi il treno per Oxford, e lo abbiamo pagato 32 sterline qualcosa, e andata e ritorno in giornata, strano, perché pensavamo che fosse 32 andata, 32 ritorno, ma in realtà per il momento è così, poi vediamo. Ora
Il viaggio in treno è durato quanto? Un'oretta? Un'oretta? E andiamo a vedere un po'. Obiettivo di oggi, comprare anche la felpa di Oxford, così faccio impazzire tutti a Milano dicendo: ma ho studiato anche a Oxford. E mi fanno: ma l'altra volta ci avevi detto che studiavi a Cambridge. Ho cambiato, perché sapete com'è. Vabbè, sono idiota. Andiamo e guardiamo. Ok, allora, come cittadina è tipo Cambridge, il che significa che dalla stazione a qui è tutta dritto come a Cambridge. E sì, ci sono tutto giù gli stessi palazzini. Qui dovremmo essere su per giù in centro, a regola. Vediamo. Rispetto a Cambridge, però, qui abbiamo anche centri commerciali con i negozi. Raga, ma questo è enorme, non finisce più. Cioè, siamo entrati da là, pensavo finisse qua, ma in realtà è super super grande. E laggiù c'è Primark. C'è anche il piano inferiore, raghi. Oh, è enorme. Troppo grande, raga. Questi sono i vestiti del college. Infatti c'è una fila assurda. Evidentemente sono tutti a comprare questo cappellino. E invece regalino da felpa, che è di qua, che è il solito negozio, però di qua c'è tutte le cose di Oxford. Siamo qui dentro una chiesa in attesa del nostro turno per visitare la torre, però sono il primo. 2000 scale. Se ma nemmeno la torre di Pisa, raga. Vedo la luce. Aglio. Non siamo neanche a metà. Una rampa. Siamo pazzi. Sono sciocchi. Se c'è qualcuno che scende è la merda. Ma che cazzo. Vabbè, almeno la visuale. Poi facendo quello abbiamo l'altra visuale. Sì, penso che si faccia tutto il giro. Ma puoi venire con le Crocs qua? Questa è la parte così. Ora c'è da rifarlo al contrario. Sono nella cacca. Ci vediamo sotto. Raghi. Ce l'ho fatta, eh. Sono anche tornata indietro per far salire due. Oh. Non c'è studia? Oh. Insomma, un po' tutta così caratteristica. Interesting, interesting. Forse è molto più carina di Cambridge, ma perché è un po' più completa, è un po' più tutta raggruppe. Però ha delle panchine. Allora, è strano perché piove. Ora ha iniziato che si sente, però di solito è tipo quella pioggerellina, ma non tipo quella milanese. È una pioggia che non senti, ora la senti. Però carino, mi piace, dai, è un po' caratteristico, vedete, bellino. Ha iniziato a piovere, quindi mangiamo un pochino di sushino. Però lo dovresti aprire. Okay. Io con una mano. Beh, in realtà non costa 22 pound, l'abbiamo pagato 8 e qualcosa, solo che se si sta a sedere qua
2 pound in più, brutti. STRONZI. Ma ok, eccolo qua. Finito! E ha smesso anche di piovere. Promemoria per il prossimo fidanzato, fotografo. Deve essere fotografo, perché è impossibile. 200 foto, nemmeno con Photoshop. E comunque siamo qui dentro. Carina. Ma lì ci sono dei bambini che giocano a rugby. Bellino, ganso. Bello sto pratino, mi piace. E di là ci sono delle vacche da monta. Mi sono appena accorto che ho perso le chiavi del nostro, non appartamento, della nostra camera di hotel. Meno male che ho perso quella invece delle carte e tutto quanto. Ma chissà dove in questa ridente cittadina. Ora ha smesso di piovere? No, se esce il sole ora che si va via mi incazzo. Vabbè. Comunque speriamo non me la facciano ripagare mille sterline. Andiamo, vai, verso la stazione. Chi vi travede? Che strani cartelloni così. Però è on time. Oh, dormitina di 50 minuti e siamo tornati. Siamo rifiniti da Harrods comunque. Questa è la scalinata dell'altra volta. Ciao signora, ciao signora. E guardiamo qualche calendarino dell'Avventino. Siamo questa volta i vestiti, no, perché tanto si è fatto l'altra volta e ciao. Siamo nella parte beauty. Raga, allora sul sito era out of stock, ma qua c'era. Quindi, allora, Mark è tipo sbiancato morto, perché questo calendario dell'Avvento costa veramente tanto. Io pensavo in euro, no? Non in sterline, solo che poi mi ha detto il cambio. Ah, che puzzo di pesce. Vabbè, fatto sta che finalmente ce lo abbiamo, raghi. E abbiamo il nostro calendario dell'Avvento, made in UK, anche se di UK non ha niente, perché la marca è francese, a regola. Non me lo fa reggia a me, per niente, perché te lo perdi, te lo rubano. Scusate, stavamo passando, cioè non stavamo, siamo passati da Hermès, no? Perché ho detto, cioè, Marco ha detto il cambio è un po' più favorevole rispetto a ieri, insomma, tutte queste robe. Siccome avevo visto che la cintura qua costa molto meno rispetto all'Italia, ho detto, vabbè, guardiamo anche magari un braccialetto, no? Che qua, che a Milano non c'era la mia taglia, per guardare un po'. Insomma, ha chiesto, per essere serviti bisognava aspettare 2 ore, dovevamo metterci nella lista d'attesa e aspettare 2 ore, che c'erano 5 commessi, 6 non facevano niente, erano lì col tablet. Sono scioccato, sono scioccato. Questo qua è il quartiere da dove viene Kate Middleton, ragazzi, poi non dite che non facciamo anche storia della cultura, Comunque, addio Harrods, non mi vedrai mai più, fino alla prossima volta! Io vi devo dire una cosa, Mark è un po' scioccato, forse, perché... Allora, per il momento, forse questo è il calendario dell'Avvento... Oh, che era? Mi hanno fatto una foto? È il calendario dell'Avvento più costoso che abbia mai comprato e spero che sia anche l'ultimo. Anche perché dovrebbe fare tipo 1 milione di visualizzazioni per ripigliarci tutti quei soldi. Non so però come portarlo in Italia, perché a me di sicuro non me lo danno, non me lo fanno passare come cosino lì in aereo, perché ci sono più di 1 litro di roba, penso. No, aspetta, se il totale è 1 litro, vediamo. Ora, prima che venga giù il finimondo, non so dove stiamo andando. Ah, e non vi dico le bestemmie che ha tirato per questa cosa dell'esclusività di Hermès, ve lo dico. È un po' bagnato, certo ci poteva mettere la plastichina, ma ti racconterò poi. Comunque raga, il segreto, se volete venire nelle mega boutique, venite in queste invece di andare da Harrods, perché sono tutte vuote. Semplicemente perché sono tutti dentro Harrods, capito? Che c'è i soliti negozi,
Però da Harrods a Hermes ci avevano detto 2 ore d'attesa. Lì subito. Che poi, vabbè, non avevo capito per quale motivo voleva andarci così tanto. Però venite qua, sì. E ora si cena, raghi. L'unica cosa è che tutto questo angus di ciccia e tutta. Io prenderò una Caesar. Ciao, ne. Alla mia Caesar salad. E poi quell'hamburger così, tutto povero, tutto senza niente. Vabbè. Lo siamo, che è sto roba? Ah, Leicester Square. Ci siamo già stati l'altra volta, ma una passeggiatina. Un panino non è abbastanza. Shake Shack. Questo, oh, lo doveva fare per mangiarne un altro. Vai, mangia, mangia. E comunque ancora non sta posando il mio calendario dell'avvento. Io ogni volta vi devo far vedere quanto è profonda sta roba. Più forte di me. Siamo arrivati all'hotel. E ora c'è da dirgli che ho perso la carta. Sperando che non ci uccidano. 8.000 sterline. Perdi anche questa adesso, Cristiano. Bravo. Menina. Finalmente in camera, raghi. Allora, cos'è successo? Recap della giornata. Il nostro calendario dell'avvento segreto. Fatemi sapere qua sotto tramite commento secondo voi qual è. Perché tanto non ci indovinerete mai. Perché, ve l'ho già detto, è tipo francese. Spero sia francese. Però, in Italia, almeno al momento, quando ho provato sul sito e tutto quanto, non me lo dava. Non me lo dava nessuno, né Douglas, né Sephora, né nulla. È il più costosissimo, quindi mi raccomando. Quando ve lo metto, se non andate a mettere like, lo vedete. Quello. Obiettivo del giorno, ce l'abbiamo fatta. Poi, che ho comprato? Ah, ho comprato la felpina. Questa qua, aspettate. Così, fatemela mettere. Così ve la faccio vedere, ma tanto ve la faccio vedere meglio domani, quando torniamo a casa. Eccola qua! Dopo Cambridge, ragazzi, ho cambiato. Adesso vado a Oxford e l'ho presa così, di questo colorino e con soprattutto i peli e come si chiama? Il cappuccetto, bellina, dai, carina di questo colore, mi piaceva, è un po' larga ora che non ho la maglia di sotto, tipo qui, vedi? Vabbè, la laverò. E poi non riuscivo a capire come mai Mark fosse tutto incazzato perché da Hermes a Harrods. Si vede? No. Ah, ma si vede le mie. Sono mutante, sì. Da Harrods ci avevano detto aspettate 2 ore perché io gli avevo detto a Milano che stavo cercando un nuovo braccialino, ok, solo che non c'era la taglia a Milano, nella boutique lì, e lui mi fece, vabbè, poi vedremo a Londra. Ma il resto ve lo racconto domani, perché se no poi domani non ho da dirvi niente. E sì, però, eccolo qua, una sorpresina qua così. E poi per il resto basta, abbiamo mangiato, abbiamo ripreso la chiave, chissà, non ha detto niente la ragazzina lì. Per il prezzo vedremo domani quando faremo il checkout, perché domani ho l'aereo, non lo so, alle 7:30, all'8, qualcosa del genere, e quindi ci sarà un altro vlog. Vi ho voluto unire questi 2 primi giorni in un unico vlog, così almeno non sto a farne 2000, ma i prossimi ne farò 800 miliardi, perché ci devo riprendere almeno i soldi del calendario dell'avvento, anche perché qua, se te gli chiedi di fare la fattura, non sanno che cos'è, ma è possibile? Non lo so, lo scoprirò, lo chiederò poi a mio padre. Anyway, ragazzi, per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova felpina e soprattutto fate il quiz tramite commento. Quale calendario dell'avvento ha preso Cristiano, che è scemo, che ha fatto venire un coccolone a Mark quando ha saputo il prezzo? Commenti sono sempre aperti e spero che vi siate anche un po' divertiti. Ovviamente ho fatto un vlog un po' più corto perché mi volevo godere un po' le vacanzine, no? Spero che siate contenti uguale. Mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo domani, questa volta davvero, sempre alle 13, sempre qua, riuniti, sempre tutti noi scemi. Ciao, amori!